Ciao a tutti ragazzi, bla bla bla. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio che mi son liberato dalla porta cazzo, porta gun. Non so che bug era ragazzi, comunque sia, chi si dovesse trovare quel tipo di bug, basta o scavare il blocco sotto di voi quando si rimane saltellando, oppure come ho fatto io, perché non sapevo più come fare, ho usato la creative, mi sono messo a volare con la creative e mi sono liberato. Bene, intanto liberato tutto quello che ho fatto. Ho diviso tutto, tutta la roba che abbiamo trovato. Ok ragazzi, possiamo andare a 20, a 20. Allora, no a 20, a 30, 40. Comunque, abbiamo le slime ball che ci servivano. E poi mi sono trovato nell'inventario questo balsa sapling, che non so che cazzo di albero è. Io lo andrei a piantere. Lo andrei a piantere. Giusto per vedere che cazzo cresce. Lo sono trovato nell'inventario ragazzi, non ho abbattuto alberi. O l'ho trovato in qualche dungeon, o non so che roba l'è. Vabbè, comunque. Vedremo. Allora, abbiamo le slime ball per cui possiamo fare i tank che mi servivano. I tank quelli di legno, che tanti di voi non conosceranno, ma sono una fighetta allucinante. Allora, it's the perfect. Ok, il recipes ragazzi non sono riuscito a vedere. Allora, tank. Tank. Eccitelo qui, water tank. Allora, ne dobbiamo fare non mi ricordo quanti. Comunque, iniziamo a fare 8. Per cui ci servono 16 pezzi di ferro e un bel po' di legna. 16 pezzi di ferro e un bel po' di legna. 16 pezzi di ferro e un bel po' di legna. 16 pezzi di... Ok. Ma io ho perso... Scusate, eh. Scusate un attimo. No. Ah, ok. Non lo trovo più. Allora, questo qui è l'oro. Facciamo un po' di ferro. Perfetto. Dove l'è? Chi? Allora, 8 di questi qui, e sicuramente non ce la facciamo con la legna. Perché ne... Ah no, beh, giusto, ne vengono 8 giusti giusti. Perfetto. Ma come 48? Ma sono pirla! Ah, perché ce ne fa molti di più! Ce ne fa 6! Che pirla che sono ragazzi, sono un grandissimo pirla. Vabbè, potremmo fare più tank. A cosa servono questi tank e soprattutto come si costruiscono? Vi faccio vedere mi. Vi faccio vedere mi, ma soprattutto dove lo faccio mi. Dove lo faccio mi? Dove lo faccio mi? Dove lo faccio mi? Io lo faccio chi? Lo faccio chi? Allora, vi faccio vedere mi come le si fa. Perché qua è doppio? Ah, che pirletta, uè. Che pirletta, però nessun problema. Perché? Perché vi dico nessun problema? Perché facciamo così, 3. E scendiamo di 1. 1, 2, 3. Allora, come si fa? Si fa così, la base 3x3, con questi tank. Vedete che questi tank, ora io premendo col tasto destro, non mi fa niente, mi piazza i blocchi. Perché non è costruito il tank. Allora, si fa la base 3x3, come fare una fornace gigante, ragazzi. 3x3. Poi si cade giù, si raccoglie la legna che è caduta, già che siamo giù, perché sono un pirla. Ok, si fa... 3 in altezza, così, voilà e voilà, e poi si lascia il buco in mezzo, se non volete fare una stronzata ragazzi, lì non si mette il blocco, ma si chiude qua direttamente, tantete, ora non so se, ok, è venuto il tank, guardate, tasto destro, tatankete. Ora lui continuerà a prendere acqua, vedete che si sta riempiendo 92, 96, 104, 108, ora che si riempie ragazzi passeranno 4-5 anni, ne contiene comunque 400.000 e continuerà sempre a riempirsi. Ora se io metto i secchi, vedete che un secchio ora non so quanto ne contiene, se non mi sbaglio intorno ai 700-800, vedremo, 700-800 ci dovrà riempire un secchio, per cui qua avremo l'acqua infinita. Che figata questi tank, uè. Che fighetta. Poi volendo si può fare anche qualcosa di automatizzato per far arrivare i secchi chi. A proposito di secchi chi, adesso qua ci vorrà un bel po' ora che vediamo fare la nanna intanto, anche se dormendo non passa il tempo. Però giusto per far venire il giorno. Perché sapete che il nostro impianto se non è giorno non funziona. Allora, vediamo un po', siamo a 600, vediamo un po' quanto ne serve per far riempire un secchio. È abbastanza svelto, diciamo, siamo a 700. Allora è 800.
Vedem, 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 vedem. Vedem, 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 800 nada. Da quante cazzo si riempie un secchio? 900? Neanche a 900. E allora a 1000. E allora a 1000. Qua, boh, non so che far. Siamo a 980. 1000. Perfetto, guardate, a 1000 si riempie un secchio. Ottimo. Noi lo piazzichiamo qui. E questo qua parte. Perfetto ragazzi, siamo già a un buon punto di questo impianto. Poi dovremo automatizzare il tutto ciò. Allora, c'è un piccolo problema. Non posso usare, o perlomeno per il momento, non posso usare la logistic pipe. Perché? Bagheta. Bagheta anche lei. Ma è bagheta la mod, non è bagheto il pacchetto. Ragazzi, vedremo che cazzo fare. Mi inventerò qualche cosa. Allora, questo qua non serve più. Lo possiamo togliere. Ottimo. Poi lo smistamento chest vedremo come farlo. Perché? Perché ora vi faccio vedere una cosa nuova. Una cosa nuova. Una cosa nuova. Questo blocco qui, che ora io vi farò vedere attentamente, ve lo faccio solo vedere e poi magari lo approfondiremo nei prossimi episodici. Ora bisognerebbe solamente trovare quel blocco che dico mi. Quel blocco che dico mi. Oh, ma cooker. Che cazzo è una cucina? Ferro e una forno. No, lo voglio fare. Lo voglio fare. A me non interessa, ditemi ciò che volete, ma io lo voglio fare, giusto per vedere cos'è. Mi ho dimenticato che c'era quella mod, wey. Allora, una fornace. Dove posso trovare una fornace? Nello zaino. Nello zaino marrone. Dovrei avere una fornace. Perfetto. Allora, fornace. E voilà. No. Che fighetta. Che fighetta. No. Ma che fighetta è? E voi dicete che io qua posso cuocere ciò che voglio? No. Però potrei cuocere le bistecche volendo. Voilà. No, che fighetta ragazzi, doppio forno. Ah. Ah. Però non va elettrico, vero o no? Che fighetta. Giusto per abbellire, diciamo. Ok, basta cianciare con le ciance. Io stavo cercando un'altra cosa. Un'altra cosa, un'altra cosa. Che cazzo dice? Secret Camo Chest. Vabbè, tanto vedremo tutto a cosa serve, ragazzi. Scopriremo il tutto. Ok, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Ora, anche perché c'è un piccolo problema, ragazzi. Non mi ricordo qual è il blocco. Se lo vedo dovrei riconoscerlo. Dovrebbe essere questo, il barrel. Dovrebbe essere il barrel, dovrebbe essere il barrel, dovrebbe essere il barrel. Per cui, ok, una stone slab, perfetto. Allora, facciamo subito subito questo qua. Ok, poi ci serve della legna pura, che noi andremo subito subito a raccogliere. Oh, è cresciuto là! Ne, che cazzo è sto coso qua? Ragazzi, l'avevo detto che era un albero strano io. L'avevo detto che era un albero strano! Oh cazzo. Ma io quell'albero l'ho trovato in qualche dungeon. Ma dicete che mi dà gli alberelli se lo rompo? Rischiamo? Rischiamo? Ma che cazzo è? La balsa wood. No, che fighetta. Che fighetta. No, però voglio gli alberelli io, come faccio? Voglio gli alberelli. Dicete che mi dai gli alberelli, ragazzi. Ma dai, voglio gli alberelli, non sto scherzando. Almeno uno. Per ripiantarlo. Vediamo se mi dà l'alberello, ragazzi, ma no, veramente che figata. Un po' li trasformo, un po' me li tengo. Che figata. Dai, dimmi che mi dai un alberello. Dimmi che mi dai un alberello, dimmi che sei così brevo. Intanto prendiamo altra legna che mi serve. Come ad esempio questa qui bianca. Ok, per fare quella roba lì. Perfect. Le foglie però non vanno via. O sbaglio? Sbaglio o non vanno via le foglie?
Le rompiamo a mano? Ok. Fuori da casa mia stanno litigando. L'alberello! Sta litigando una vecchietta fuori da casa mia, ragazzi. Adesso la riprendo con la telecamera. Adesso mi metto a gridare. Allora, ragazzi, mi ha dato un alberello. Perfect. Eccolo di prima, sì, balsa sapling. Che culo! Oh! Ma che cazzo ha piantato l'albero di prima? Ma mi ha piantato l'albero normale! Mi miagola il gatto. Allora. Torniamo a casa, adesso strangolo il gatto. Se no finisci da abbaiare. Allora, dovevamo fare. Abbiamo detto uno di questi. E la legna non basta, logicamente. Però se non mi sbaglio posso usare questa qui. Ok, abbiamo fatto il barrel. Il barrel, a cosa serve il barrel? Serve a, vi faccio vedere. È una chest, in poche parole. Guardate, la piazzico lì. Vedete, è una chest. Non si può aprire, dice empty. Dovrebbe essere vuoto, boh. Comunque sia, se io prendo uno stack di, che cavolo ne so, di sabbia, di terra, scusate, con il tasto destro, tankete, la piazzico dentro. Lui mi dice che ci sono 64 di terra. Se io ne prendo ancora, logicamente se prendo la sabbia non posso metterla, vedete, perché posso mettere solo la dirt. Guardate, io prendo la dirt e la piazzico tutta dentro. Voilà. E voilà. Tankete. Mi dice che ci sono dentro 3 stack da 64 più 47 liberi. Se io invece voglio ritirarli, basta fare... Ah, col tasto destro ci dice che in totale sono 239. Se io voglio ritirarli, se non mi sbaglio è... Ok, tasto sinistro. Shift, tasto sinistro, ne prendo una alla volta, come vedete. Senza shift, prendo lo stack. Tankete. Tasto destro, li rimetto dentro. Voilà. Che figheta. E l'unica cosa, ragazzi, l'unica differenza è che per ogni chest, questa specie di chest, bisogna mettere solo un tipo di roba dentro. Se no ne facciamo un'altra, per dire, possiamo mettere tutta la terra, tutta la sabbia e così via. Adesso non so se si può fare anche con i materiali, altri tipi di materiali, ma lo scopriremo. Non lo so, ragazzi, quello non ve lo so dire. Mettiamo via questa legna fantastiche. Questa legna fantastiche. Perfettico. Questo lo mettiamo lì. Ok, ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto il fornellino, abbiamo fatto il tank d'acqua che è arrivato a 4.004, per cui possiamo riempire già 4 secchi. Non sono sovrapponibili, perfetto, però basta fare così. Voilà. Ragazzi, acqua infinita. Con la legna, logicamente, non si fa un caser. Ok, da Luke è tutto. Ciao a tutti.